Tonnellate di pesci morti, un disastro ambientale che rischia di avvelenare le relazioni tra Germania e Polonia. Le autorità tedesche puntano il dito contro le polacche, che non sono ancora riuscite a trovare una causa all'enorme moria di pesci nel fiume Oder, riscontrata nelle ultime settimane. Varsavia ha escluso l'avvelenamento da mercurio o altri metalli pesanti, ma Berlino vuole saperne di più. Es ist für uns È ovviamente di vitale importanza per noi esistenziell sapere wichtig esattamente cosa è successo per prendere ulteriori misure, dice il governatore del Brandeburgo. und ob E denn se aus questo evento China rappresenta un aus ulteriore weiter eine pericolo per Gefahr le besteht, persone e l'ambiente, o se il pericolo è umwelt dietro di noi, vielleicht auch è unsere necessario Welt, esercitare dann tutte le lohnt sich pressioni da necessarie per unser lavorare in totaler modo Rückdruck massiccio e dare darauf zu werden, jetzt rapidamente le risposte di cui massiv abbiamo daran zu arbeiten, bisogno e schnell che zu den Antworten purtroppo zu non kommen, die abbiamo wir avuto leider fino ad oggi. bis heute nicht haben. Alle labore arbeiten rund Domenica si è um tenuta una die riunione Uhr. d'emergenza dopo la quale i Dottor governi dei due paesi hanno Bogomilch, deciso di istituire un gruppo di Sie lavoro per lo scambio di informazioni sulle indagini relative al disastro ecologico. Da parte tedesca si attendono con impazienza i risultati dell'analisi dei campioni d'acqua alla ricerca della possibile presenza di tossine. Entrambe le parti non escludono che quanto accaduto sia legato alla grave siccità che ha colpito l'Oder, come tanti altri fiumi europei.